Così, non gliela devi passare, non ha lo spazio per poter sbagliare. Piega già le gambe, Ruggerenti. Così, spalleggia bene, dai. Non dietro con la schiena, Kiri. Molto meglio, manca di altezza. Lui è un uomo, deve avere la palla più alta perché è più alto. Stai dritto con la schiena, Kiri, stai dritto, che stai palleggiando bene. Non gliela ripassare, se no sei un punto a capo. Padre, stai davanti a te. Sei sotto la palla, sei sotto la palla. Devi preparare le gambe, i piedi prima. Scusi, non così bassa, devi stare le braccia sopra il ciuffo, non sotto. Ti devi mettere bene. Sei completamente a caso, Kiri. Questo è molto bello, Ruggerenti, bravo. Oh, il palleggio è indietro, andiamo. Devi palleggiarlo bene in direzione dell'obiettivo. In direzione, non è lì il tuo cazzo obiettivo, come fai a non sapere dove cazzo si apre? È fermo? Qual è il tuo problema? Manca di forza però. Poi quando hai finito di rompere il cazzo al prossimo... Greti, hai un sacco di opportunità per rallentare bene il tuo gesto da sotto rete. Più lento che puoi. La gamba è sbagliata però. Lo devi far passare dal tuo orecchio vicino rete il palleggio. Scusi, metti bene i piedi. No, le mani non sono il problema, le mani sono conseguenze dei tuoi piedi messi a caso. E quando metti bene i piedi va piegata la gamba, sennò giustamente la porti sotto le tette. Però questo è un gran palleggio, Kiri, bravo. Ancora, c'hai cioè la gamba estesa, se continui a fare questo non metteresti forza. Però davanti a te, davanti a te, devi fare una traiettoria dritta e diagonale. Bravissimo Alberto. Fermala bene, scendi con le gambe, non con la schiena. Stop, giro. Vai. E al petto, Pirretti, è troppo veloce. È il palleggio più veloce che hai fatto finora. Stendi, rallenta, questo è già una velocità accettabile, ma scende troppo velocemente. Scusi, bloccalo sui palli. Pietro, per favore, la precisione. Guarda che non è male se il pallone finisce in direzione del palo, invece che dietro il tuo buco del culo. E ancora. Non andare in vischia per prenderlo qua, prendilo, aggredisci perché sei te. È il tuo solito problema di muro che muri così. Entra su questo pallone in modo da rallentarlo. Entri dritto diagonale verso Ruggerenti e palleggi. Devi fare questo gesto qua sui palmi per farlo lento, perché sul palmo puoi trattenerla di più. Come fai? In maniera più inconscia Pietro lo fa molto lento perché blocca tutto sui palmi, ok? È la cosa giusta da fare. Sulle dita ovviamente sei obbligato a velocizzare, perché se ti ruota vai in fallo e quindi per ovviare al problema velocizzi. Tu ci metti un bel palmo, lo tieni a questa altezza, la fai vedere che ti fa questo invece di così e sei perfetto. Scusi, se non vai indietro non ruota neanche il pallone. Ruggerenti, niente di raccanestro per favore. Prepara gambe e braccia, smetti di utilizzare i pollici per spingere in avanti. Scusi, non lasciottolare la palla. Devi avere i gomiti vicini per afferrarla. Porca troia. Dai. Vai. Questi gomiti devono stare sopra il collo, non sotto le tette, perché li siamo punti a capo. Niente arco dorsale. Pietro, devi trovare la diagonalità su di lei. Devi passare da qua, non da qua. Bene verso il palo, Pirretti.
Roberto chiede sotto, giusto? Non la passare su Cressoni. Non la mettere nel quadrante di chi sta palleggiando. Le gambe, Rouge. E la blocchi, ma te la porti sotto il capezzo, il cazzo. Non andare dietro. Stendi già le braccia, prendi la mira dalle braccia stese, non dalle braccia così. Meglio che così, va bene. Non ci lasciare le dita della mano destra. Uguale Pietro, non ci lasciare le dita della mano destra. Bravo! Va bene, va bene. Va bene. È troppo basso questo palleggio. L'impugnatura è giusta, però tu devi imparare a scendere di gambe, non di braccia. Pietro, ti levi dal cazzo, velocemente. Questo è un gran palleggio, Pietro. Stai bene in direzione di dove vuoi palleggiare, non andare indietro per spingere in avanti. Questo è un gran palleggio, Ruggerenti. Questo è, qua, è perfezione, Pietro. Questo palleggio, cioè, cosa mi fa incazzare? Che all'indietro palleggi bene, lento, e da davanti no. Ma perché dietro sono abituato a metterci esattamente. Sai com'è? Welcome to the gambe. Oh, non ti bloccare, finiscilo bene. Scusi, non devi girarmi il pallone, devi tenerlo fermo e scendere con le gambe dritta, in modo che poi lavori sulla spinta della tua punta della gamba destra da lì. Lavori in spinta di punta, gamba destra, spinta di punta, non spinta della gamba di dietro piatta. È giusto, Pietro, tu non devi trattenere di più e non aver paura, perché in questa situazione lì puoi trattenere il pallone tipo palla avvelenata. Guarda che se non scendevi con i gomiti era buono, sei voluto scendere tu con i gomiti. Giro. Andiamo. Non a piedi paralleli, ci vai di schiena. Madonna, che è successo? Senti, ma levati alle palle però, cioè fai il palleggio di merda, rotto il cazzo a tutti e sei ancora lì. Porca puttana. Non appizzicare Alberto, non serve un cazzo. Brutto rumore. Scusi, dovresti palleggiare all'indietro però, Quello perché sei stata ferma una settimana in quarantena. Prendi la braccia, ma tu non ci fai neanche a stendere le braccia, ma com'è possibile? Cioè, ma invecchiando si diventa così? Ma io voglio morire prima. Davanti a te, Alberto, non gliela passare. Andrea di le braccia stese. Poi quando il Ruggerenti smette di colpire di fronte il pallone. Perché lei è un'altra che ha obbligato solo le gambe per fare gente e palleggia perfettamente indietro. Quando ti chiedono di palleggiare vicino, tu volti e devi pallare dietro. Così palleggi bene. E chiaramente qua è una merda, è giusto, giusto. Qua lo ciottoli. Non lo pizzicare, che lo porti anche sotto i capezzoli. Alberto, più lenta l'uscita. Stop! Bevete pure.
davanti a te. Appoggio di stare completamente davanti a te, non più davanti. Pietro, porca la puttana, cioè come mai fra uomini e donne quello che non riesce a difendere questi palloni sei te che sei l'uomo? Dio Cristo, Dio. Quest'estate al Vittorio Veneto, quando nella cabina del materiale tecnico ti do delle inculate, ti metto incinta. Metto incinta Pietro qua. Però dovresti levarci il naso da quel pallone, cioè. Buono Fioretti, questo è bello. Pietro, per favore, non devi metterti la palla dietro la testa, non serve a un cazzo. Pietro, non è la Ruggie dell'anno scorso, cioè non ci arriva più su questi palloni. Devi dare un po' più alti, un po' più comodi, cioè, lo sai. E niente, non ce la facciamo. Ce la fai a palleggiare di lato? Ce l'abbiamo fatto anche prima il riscaldamento, andava piuttosto bene, no? Non sotto il petto. Non ti voltare, palleggia con la gamba di lato. Cambio. Sono andate prima le gambe delle braccia, sta attento. Movimento del tutto scomposto. Susi, non ti voltare, sono 7 falli solo, Dio di Dio. Cioè, poi il palleggio indietro è l'unica cosa che sai fare in palleggio, Dio Cristo. Quando palleggio avanti sei una merda, sei. Sì, ma praticamente lei è andata una settimana non a Tenerife, infatti non c'è nessuna foto che ti sono messa a Tenerife. E l'hanno lobotomizzata l'anno. Che sul... Sul conto ti puoi essere trovata 7 milioni di euro, però tipo è... Non ha veramente idea di cosa sia successo. Ci sono mandati di cattura internazionali per Susanna Cressoni, detta la vedova nera. Guarda quest'altro. Ma come fa la palla a battere sul tetto? Ma la capisci che non... Com'è possibile? Cioè tu non vuoi neanche provarci, tu puoi solo fare della scena. Dio Cristo, Dio, tu sei farina 00, sai. Tu sei pastificio, sei. Sì, la mia elementale della farina 000. Con quei 7 culi lì. Niente, oh! Ma non la puoi mettere di fianco per... Devi mirare lei, devi mettere la palla a un obiettivo. L'obiettivo è Ruggerenti. Obiettivo è Ruggerenti. Ha senso che devi spingere con la gamba, perché se palleggi così non ci arriva. Brava Susi, tu sì che sei in forma, non come lì Panzerotto sotto rete. Scusa ribollita. Ma sei proprio la guardia e poi comunque si appalleggia stronzo, la sei doppiamente stronzo, sei. Oh, non le fare queste cose qui di merda sul mio campo d'allenamento, eh. Fai lì quando giocate tra handicappati 7 contro 7. Oh, Pietro, io giuro su Dio ti picchio. Ti picchio, ti metto le mani in faccia. Ti faccio diventare di Brescia, ti faccio diventare. Cambio. Ho capito, ma se sei scemo non ce la puoi mai fare. Perché... con Pietro sì, eh. Scusi, a piedi paralleli, gambe estese, sciambrottato il pallone. Difficile così, eh. Ora neanche più davanti sapevo palleggiare. Non sapevo più fare un cazzo. Ho davanti a te l'appoggio.
bagger ce l'abbiamo ancora, meno male. I bagger ce l'abbiamo ancora, le braccia grasse ancora funzionano. Le braccia morbide. Madonna, oh, io ho visto un claudicante che ci ottolava per andare per la palla. Porco Diaz. Madonna di Dio, Madonna. Un vecchio con il bastone rabdomante per cercare l'acqua era. Alberto, trattienila. Se non te l'appoggiassi su quei polpastrelli di merda e quel mento, sarebbe anche un ottimo pallone, proprio un ottimo. Apri le mani e poi spingi, perché se giri i pollicioni... Alberto, trattienila, a te serve esattamente allenarti con Pietro, perché quando sei in difficoltà la pizzichi e rendi impossibile ad attaccare. Devi trattenere sto cazzo di pallone in situazioni difficili, di più che di quando lo palleggi. Pietro, vai in avanti bene con la gamba, non indietro con il dorso. Un tempo non sarebbe mai fermata, un tempo. Scusa, non un tempo, un anno fa non sarebbe mai fermata. Molto meglio Alberto così. E questa tira a canestro. Cambio! Non lo so se è meglio. È troppo a filoretto. Non scambiare le gambe, spingi con la stessa. Beh, vi ripeto, l'hanno lobotomizzata, ok? Probabilmente Alessia Facchini ha comprato il cervello. Vabbè, oh, hai visto, lavora, quindi... sono infatti, vabbè, lavora tra un pisolino e l'altro, c'è una pausa lavoro. Cioè, ci pensi di Cristo? Sono un'arcolettica. Ma 15 anni che insegna, ha sempre fatto il pisolino, non riesco a farne a meno. 2 ore e mezza poi, che pisolino è 2 ore e mezza? Non dormo la sera, cazzo, 2 ore e mezza. Due ore e mezzo di pisolino, Cristo di Dio. Oh, di lato, devi mirare al tuo orecchio vicino a rete. C'hai 2 orecchie. Okay. La palla deve passare da qua. Prendi, passa da qua, non da sopra la testa. Dall'orecchio di merda. Oh, finalmente. Hai anche imparato dove sta il tuo orecchio, tra l'altro, stasera. Cioè, è meravigliosa questa cosa. Pensa, io di santo, assistenti sociali scansate, niente, non c'è verso. Ha disimparato di nuovo questo lavoro. Non scorrere verso le tepedette. Ma comunque l'unico che sbaglia la difesa è Pietra, su 5 persone, va bene, dai. È troppo veloce, prende troppo inerzia. Giusto, attacchi la forte addosso Pietra, è la soluzione giusta. Questo buono, questo buono, questo va benissimo. E niente, lui lo spara contro me. Non ci si fa dell'altezza, spingerò di là. Niente. Cambio! Questo verso col palleggio quando devi solo andare in alto invece che buttarti in avanti. Ma sì, ma molto meno di quello che hai fatto, visto che la palla non si è sollevata. Madonna Susi, cioè, ti sei cavato un occhio. Non la fai rimbalzare sui polsi.
Vai dietro la palla e volti verso il palo. Buono Pirretti, bello. Non la bloccare con le morbide, le mani morbide. Come quando prendi le palle, ok? Poi se sei malicioso e ridi sono cazzo tuoi. Oh, guarda che bella impugnatura. Vedi, qui si vede proprio l'esperienza di anni e anni. Quando le pensi proprio, le devi pensare come quando tieni la palla. Cioè, le devi godere, le proprio fai così, ah. Senti proprio la gravità sul coglione. Senti il peso della palla. Guarda, anche adesso si inizia a palleggiare bene, pensa a te. Cioè, bastava fare questo esempio, anche Alberto ha palleggiato bene. Ha palleggiato molto bene, ci sono un sacco di palle, se volete soppesare per capire come si fa. SMR della è perfetto, fai così se vuoi. E penso agli alberi. Agli alberi. Gli alberi non hanno le palle. Porca puttana. Sì, sì, no, Pietro di questo non ha la forza neanche di un santo di scaccolarsi. Non ti buttare indietro, sollevale e basta. Molto bene. Giro.